Allora, amici, dal parcheggio della Vitrifrigo Arena, pronti per l'esordio della VL in casa nel campionato, commentiamo questo Milan-Juve 2-0. La cosa tragica di questa partita, sapete qual è? Che la Juve non ha fatto una partita bruttissima. E magari i milanisti che mi ascoltano in questo momento diranno: ma come non ha fatto una partita bruttissima? Non avete fatto praticamente niente, o poco più. Ma voi non avete visto le partite degli ultimi 2 anni, quindi vi dico, la Juve non ha fatto una partita bruttissima, e non facendo una partita bruttissima ha perso 2-0 meritatamente contro un Milan che, vi devo dire, niente di speciale, con un giocatore speciale che è ovviamente Leao e tanti buoni giocatori. La realtà è questa, che con questa squadra non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte. E male male Vlahovic, che o è stato disinnescato dalla difesa del Milan, ma più ragionevolmente non è stato proprio innescato dal centrocampo e le ali della Juve. E inutile Kostic. Secondo me è male Locatelli. Io ripeto il concetto su Locatelli: buon giocatore, ma in un centrocampo di qualche anno fa della Juve portava le bottigliette d'acqua. Il resto tutte normali, salvo Rabiot, secondo me il migliore in campo. Danilo, perché la pagnotta se la guadagna sempre, e Milik, che ha fatto quello che poteva fare. Il resto dimentichiamocelo. Adesso teniamo botta ancora un mesetto, poi ci sarà la pausa dei mondiali, rientreranno Pogba, Chiesa, Di Maria, e potremmo prepararci al meglio per puntare a vincere la Coppa Italia. La realtà è questa. Buonanotte, amici. Buon weekend a tutti. Mi raccomando, like sulla pagina di Senza Jack e iscrivetevi al canale YouTube. E fino alla fine, forza Juve, comunque.